Quest'anno come preferisci andare in vacanza? Con Alidama Autonoleggio! Prenota minibus sanificati 7 o 9 posti, sconto del 10%, minimo una settimana. Per una bella vacanza in compagnia, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Ancora un buongiorno amici, svoltiamo pagine, parliamo di calcio, le pile di oggi sono dedicate a due carissimi amici, parliamo di Massimiliano Zazzetta e bomber Cristian Pazzi che ritroviamo dopo un po' di tempo, anche perché sono i volti nuovi, tra virgolette, del Cortamare Calcio. Buongiorno mister. Buongiorno. Vabbè, ci siamo lasciati diciamo qualche tempo fa, però parliamo di due ragazzi, scuola Samb, hanno fatto qualcosa di importante per la Samb e adesso giustamente chiamati dall'amico Alceo Galea, il direttore generale, perché tutto quello che hai fatto anche nei settori giovanili ti hanno dato quel qualcosa in più per poter fare diciamo il passo più importante. Ma guarda, innanzitutto è stata una chiamata inaspettata, nel senso che non era in previsione, ecco. È nata da un'esigenza che la società si è trovata dopo le dimissioni di Manoni e ragionando insomma nelle settimane successive sicuramente saremmo tornati in qualche modo a collaborare, ragionando insomma è uscito fuori questa prospettiva che racchiude in sé non solo il discorso prima squadra ma come poi vedremo anche la riorganizzazione del settore giovanile. Progetto importante. Cristian, buongiorno. Buongiorno. Ben trovato, perché grazie. Con Cristian abbiamo dei ricordi particolari. Li ricordiamo? Come no? 2013, quando vincesti il campionato con Ottavio, andammo a Roma, questa bella giornata. Sì. Poi giustamente hai lasciato il calcio giocato, hai allenato, però penso che tornare da queste parti sia un piacere anche per te, o no? Assolutamente sì, dai, qua ci abbiamo lasciato un bel pezzo di vita calcistica e poi non solo perché comunque sono rimasto abbastanza legato a San Benedetto, poi abito qua vicino, quindi meno male un salto ci si fa sempre ben volentieri. Ecco, quindi stai per sposare questo progetto della società ma anche di Massimiliano, perché è un po' quello che tra virgolette vuole fare, ne parlavamo prima di andare in onda, il presidente della Samb Serafino, cioè creare qualcosa di presente del territorio, di stabile, che possa dare frutti, cioè seminare adesso per raccogliere fra qualche anno. Quindi ecco, Cristian, no, prego, volevo seguire. Cioè, quindi Cristian non è stato preso solo per l'amicizia, solo perché si chiama Pazzi, è perché insomma ha le qualità per poter riuscire in questo progetto. Giusto Cristian? Questo bisogna sempre bisogna sempre vederlo poi. Ti seguirò quest'anno, quindi sono contento perché Grottamare la conosco perché comunque siamo un anno l'ho fatto da giocatore, quindi conosco l'ambiente, so quello che ha fatto in questi anni, quello che cercherà di fare nel prossimo futuro. Massimiliano già fatto responsabile lì, quindi l'ha fatto poi l'anno scorso bene, quindi tutte persone molto, certo, qualificate. Ora tocca a me, ho la fortuna di viverla insieme a una persona che già conosco perché abbiamo quindi messo anni calcistici insieme, quindi da questo punto di vista è una fortuna. Quindi abbiamo tutte le premesse, ecco, per fare bene, per cercare di costruire qualcosa anche lì a Grottamare. Ecco, trovi delle differenze tra le varie società che hai seguito in questi ultimi anni? Beh, il primo impatto è stato molto positivo. Ho trovato una grandissima organizzazione, ho trovato una struttura che in giro secondo me se ne vedono poche. Abbiamo un campo di calciotto, abbiamo un sì, come campo struttura Grottamare, esatto. Sintetico, ma c'è una struttura, adesso c'è una palestra, c'è un bar, ci sarà forse anche qualcosina in più, quindi credo che sono tutte cose importanti per creare qualcosa di importante, soprattutto per i giovani, che secondo me il calcio dilettantistico da Covid in poi cambierà notevolmente. Sicuramente. Grottamare ha già pensato a questa sono parte. D'accordo con te, è vero. E chi secondo me sarà in anticipo e ragionerà guardando in avanti avrà secondo me delle cose da qui in poi molto, molto positive. Torniamo a Massimiliano. Allora, non ti chiamo mister perché ti conosco da ragazzo. Allora Max, che idee ti sei fatto, che approccio hai avuto, anche perché ci incontrammo quel famoso sabato a casa di Alceo, io andavo via e tu arrivavi e questa cosa, e dopo ti faccio sapere, mi disse Alceo, e poi giustamente mi mandò il tuo accordo fatto con lui, perché ne parlo di diverse persone, quindi si è fatto la tua scelta anche dovuta un po' a un progetto che c'è a livello di società.
State già lavorando, perché già al CEO mi sta mandando un po' di arrivi, diverse partenze ma anche diversi arrivi, quindi già che squadra vuoi impostare? Che anche perché sto campionato lo conosci giustamente, che l'hai giocato, l'hai vissuto, quindi sai anche, però come diceva Cristian, il fatto del Covid, ci sono ancora tante incertezze per quando riprenderà e come riprenderà. No, esattamente, innanzitutto ecco, c'è stata una presa di coscienza nel momento, dicevamo, delle dimissioni di Manoni. Probabilmente anche la società ha capito che c'era bisogno, col discorso anche del Covid, questo periodo di instabilità che c'è stato nei mesi scorsi, probabilmente la società ha colto l'opportunità di un reset, e quando si coglie l'opportunità di un reset, è successo anche a me quando sono stato una sammettese, quindi è una cosa che abituale, quando si volta pagina è giusto che si faccia, si cerca di organizzarsi a prescindere dalle persone scelte, quindi da me in questo caso, per far sì che si possa riaprire qualcosa di duraturo. Naturalmente non parliamo di decenni, però ecco, nel breve periodo, che ci sia qualcosa dove la società, una società che comunque ricordo è impegnata da diversi anni nella ristrutturazione di un debito, nella lasciato pregresso, che poi è una delle forse più longeve nella linea eccellenza, credo come che sia presenza. Il 15° anno, esatto. Quindi di fronte a queste esigenze, di fronte al discorso che il Covid abbia sicuramente penalizzato queste società dilettantistiche a livello economico, di fronte a questo è stato necessario ripensare, ecco, all'idea di quello che si volesse fare quest'anno. È chiaro che dobbiamo farlo con l'aiuto di tutti, quindi anche ristrutturando il settore giovanile, ma questo è in un'ottica futura. Nell'immediato quello che si vuole fare è quello che potenzialmente vuole fare la società con me, che sicuramente non mi considero una prima scelta come esperienza per il ruolo, ma probabilmente hanno avuto dei buoni motivi per farlo. Sulla base di quello che hai fatto in questi ultimi anni, in particolar modo con i giovani. Con i giovani, di ristrutturare un pensiero di prima squadra dove si possono mettere in evidenza non solo giovani, ma giovani in gamba, certo, in questo senso. Certo. Quindi giovani pronti, giovani di personalità e giovani preparati, e questo insieme a sempre 4-5 ragazzi di una certa esperienza, questo credo che sarà il motivo che ci trainerà quest'anno. Ecco, io ti faccio un grande in bocca al lupo, anche perché avevo modo di risentirci, di fare qualcosa prima che inizi il campionato, però tanto con Alceo sono quasi a contatto, quasi quotidiano. Volevo chiudere, devo fare una domanda cattiva al bomber, anche perché vedendolo fisicamente, insomma, abbastanza in salute, ti è mai venuta l'idea, stimolato da qualcuno, a metterti le scarpe, oppure ormai non ci pensi più? No, ho chiuso un capitolo bello lungo, quindi assolutamente no, perché poi è dentro l'aspetto più importante, fuori sembra, ma poi in realtà no, cioè, ci sono arrivato veramente alla fine e non benissimo, quindi ora anche perché l'attaccante è quello che si porta per tutta la carriera le varie botte alla caviglia, le ginocchia, le gomitate, è giusto che basta, ho fatto una scelta, poi ci ho messo molto tempo per farla, perché ogni anno dicevo smetto, poi invece in realtà lo so, ma difatti chi c'ha la passione dentro è normale alla fine, però vabbè, non lasceresti mai, no? Esatto, però vabbè, te lo devo fare perché ti ho visto come stavi, anche perché penso che saresti un po' l'alta fini di Massimiliano, quello che entra gli ultimi 10 minuti e risolve le partite. Speriamo che non ci sia bisogno. Ok, esatto. No, non c'è bisogno degli ultimi 10 minuti per vincere le partite, no, di me. Io non... Simpatica sta cosa. Grazie Cristian, grazie Max, grazie. Bocca al lupo e buon lavoro, proviamo di risentirci e forza Crotamare, anche perché queste due persone, non lo so, mi ispirano un po' di fiducia rispetto ad Manolo, farà la sua carriera in altre società, però ha fatto 7 anni insieme ad altri ragazzi importanti, però come dicevi tu, si volta pagina, si guarda un po' quello che sarà il futuro. Ci proviamo. Grazie ragazzi, bocca al lupo. Grazie a voi per l'ascolto.